Ciao ragazze e ciao ragazzi, eccoci con un nuovo video, yeee! Ebbene sì, a sorpresa ci sono solo io in questo video, sono Nenzia Mara e questo è il nostro secondo canale YouTube. Mi avete richiesto tantissimo un video in cui vi raccontassi come sono dimagrita, perché mia sorella nell'ultimo video della sua dieta ha specificato che io comunque nell'ultimo periodo avevo preso qualche chilo e poi sono dimagrita. E quindi vi voglio spiegare come ho fatto a dimagrire. Scusate l'imbarazzo, vabbè, sono una persona molto timida, quindi per me è un po' difficile parlare da sola con una telecamera, perché poi oggi non c'è nemmeno mia sorella al di là della telecamera, quindi io ho deciso di farlo da sola. Mi voglio buttare in questa cosa e affrontare da sola il tutto. Ok, allora vi voglio dire la mia su come sono dimagrita. Semplicemente non ho fatto nessuna dieta drastica, nessun sacrificio, non ho fatto la fame, non mi sono messa a correre ore e ore per strada sotto la pirulan. Ho fatto le cose che mi piacevano fare senza stressarmi troppo. Prima di tutto, vabbè, io ora vi dirò la scoperta dell'acqua calda. Prima di tutto è l'attività fisica. Ovviamente io non sono nessuno per dirvi che ci vuole l'attività fisica per dimagrire, però voglio dirvi che io sono una persona estremamente pigra, sono sempre stata una persona pigra, non ho mai fatto nessuno sport, ho sempre preferito, magari dopo aver studiato, dopo aver lavorato, mettermi sul letto e riposarmi. Non ho quello sprint, sai, tipo come mia sorella che andiamo a camminare, andiamo a correre, andiamo in palestra, no, per nulla, mi piace proprio riposarmi. E quindi per me è stato uno sforzo comunque andare in palestra, fare sport. Poi però all'inizio era uno sforzo e magari lo facevo anche a malincuore, mi scocciavo sinceramente. Poi però ho visto i risultati e ho visto proprio che stavo bene anche mentalmente, quindi ora non posso farne più a meno dello sport. Io faccio palestra, sapete, vado 3 volte alla settimana per un'ora. Molte persone infatti dicono ma come fai ad andare in palestra, non hai nulla da fare durante la giornata, hai un sacco di cose da fare. Ragazze, tutti ovviamente hanno un sacco di cose da fare, anche io comunque lavoro tutto il giorno, fuori, in casa, al computer, quindi sono stanchissima come tutti. Chi ha una famiglia magari deve badare figli, matrimonio, amici, vita sociale, c'è cioè di tutto e di più, però bisogna incastrare le cose secondo me per stare bene, non solo fisicamente ma anche mentalmente, per stare bene, per sentirsi belle e piacersi anche con le piccole imperfezioni, però piacersi veramente, perché dobbiamo magari buttarci sul letto e dire no, non ce la faccio, mi scoccio e affliggerci. Invece no, è una cosa positiva che facciamo e vedrete che poi vi piacerete molto di più e acquisterete anche un sacco di sicurezza, tipo come me. E quindi vi dico, l'attività fisica è importantissima, non c'è per forza un'attività fisica speciale che vi fa dimagrire. Io ho fatto la palestra e per me sala attrezzi, e per me è stata l'attività fisica migliore, perché io comunque in sala attrezzi, e poi facciamo anche altri corsi, facciamo Pilates, TRX, poi magari facciamo anche un video in cui vi mostriamo la nostra lezione di TRX. Io comunque faccio sala attrezzi e mi piace perché posso fare degli esercizi mirati a migliorare il mio fisico, ad esempio, non so, tipo ad avere una pancia piatta, a dimagrire la pancia, oppure a dimagrire le gambe, il sedere. È bello per questo, no? Perché potete migliorare il proprio aspetto fisico in modo mirato. Se fate una scheda, magari se volete dimagrire, volete perdere molti chili, fate una scheda con più cardio, oppure se volete solo tonificare un altro tipo di scheda, quindi perciò mi piace perché magari, infatti io ho un aneddoto, sulla mia scheda ho scritto glutei alti e sodi, glutei all'insù, perché comunque fortunatamente già ho dei glutei, però l'ho sempre visto un po' scesi, un po' grossi così, quindi per sfottere l'allenatore ho detto vorrei dei glutei alti e sodi e quindi c'è scritto sulla mia scheda questa scritta, quindi pensate un po' alla mia pazzia. Quindi voglio dire, il mio segreto più grande è questo, secondo me, per dimagrire e perdere quei chili di troppo è fare attività fisica, un'attività fisica costante, cioè ogni settimana comunque vado in palestra, un'ora in palestra, vado e sto avendo dei grandi risultati. Non passo tutta la vita in palestra, ovviamente, ma mi dedico quell'ora al giorno per me stessa, perché dopo, quando torno dalla palestra, sono rilassata, ho buttato via tutto lo stress della giornata, del lavoro, magari litigi che ci possono essere con altre persone. Io quando vado in palestra mi sfogo e magari entro nella palestra incazzata a dire, infatti spesso mi dico ma che sei incazzata? Sì, sono incazzata. Poi dopo però mi sfogo, non so, magari alzo il peso, oppure
mi metto a correre sul tapirulan e quindi mi passa tutto, mi passa. Perché? Perché quando stai sul tapirulan, comunque qualsiasi esercizio fai, mi sfogo di tutta la rabbia che ho dentro. Vabbè, rabbia nel senso anche piccoli problemi, così non ci penso più e magari mi focalizzo sull'esercizio che sto facendo, ci riesco e quindi mi torna il buon umore. È una cosa così strana da spiegare, non so se mi sono spiegata, però questo è il mio stato d'animo, mi dà proprio allegria, mi fa passare tutto il pessimismo e malumore, quindi non è solo per la bellezza, per avere un fisico tonico, ma proprio per essere in pace con me stessa, quindi anche proprio tipo come se fosse tipo lo yoga, diciamo, no? Quindi è una cosa mentale che vi aiuta a migliorare proprio l'umore e poi vi sentirete più sicure, più belle, quindi migliorerete proprio il rapporto con le altre persone, sarete proprio in pace con voi stesse e con il mondo. Poi ovviamente vi parlo io che sono una persona pigrissima, lo sanno tutti chi mi conosce, e quindi è stranissimo quando dico vado in palestra, vado ogni settimana, vado in modo serio e preciso in palestra, tutti quanti ridono, non ci possono pensare perché sono proprio pigra, e quindi se ce l'ho fatta io che sono una persona pigrissima, ce la potete fare pure voi. Ovviamente io sono una persona che mi abbatto proprio facilmente, quindi devo ringraziare un po' anche mia sorella, non glielo dite, che comunque mi ha sempre spronata ad andare in palestra, a dire dai andiamo, vedi ti sta scendendo il muscolo, vedi sei più tonica, dobbiamo fare. Quindi circondatevi di persone positive, sfruttatele un po', tra virgolette, nel senso che sfruttate insomma la loro forza. Se voi non avete la forza, siete pigre, allora prendetene un po' dagli altri, fatevi furbe. Ma se andate in palestra con una sorella, con un'amica, con un fidanzato, con un marito, con chiunque, vedete che andrete proprio con più facilità, con più allegria, magari scambiate la chiacchiera con quella persona, poi incontrate altre persone e vedete che vi spronate a vicenda e quindi sarà tutto molto piacevole. Io devo dirvi la verità, è stranissimo, perché quando vado in palestra vado proprio col sorriso, perché penso, oh, mi sfogo, faccio la chiacchiera con una persona, faccio la chiacchiera con un'altra, quindi migliora anche il mio carattere timido, tra virgolette. E quindi ve lo consiglio vivamente, viva la palestra! Yeah! No, non ho mai detto yeah! Poi ognuno per combattere la propria pigrizia ha delle armi segrete. Io ad esempio, infatti anche questa è una presa in giro che mi fanno in palestra, io ho un iPod che mi ha regalato mia sorella per sentire la musica e quando devo fare gli esercizi più tosti, che hanno bisogno di più impegno, di più forza, oppure quando vado sul tapirulan a correre, allora metto il mio iPod e tutti quanti dicono ecco la tua magia, perché quando mi metto quello dicono che è la mia magia, io comincio a correre come una pazza, mi metto Rocky, il mio segreto ve lo dico solo a voi, mi metto Rocky come sottofondo, tutte le colonne sonore del film Rocky, vabbè pure altre canzoni, quindi mi caso e faccio tatta, poi faccio, penso ok devo finire la canzone e poi mi posso stoppare, quindi questo è il mio segreto per auto convincermi. Poi ovviamente all'inizio, voi ora mi piace un sacco, quindi anche senza musica lo faccio vedere entieri perché vedo i risultati positivi su di me, sul mio umore, vedo più positiva, più allegra e poi sul mio fisico, perché comunque lo sport è la cosa proprio che ti fa migliorare fisicamente. Io in estate ho abusato un po' delle cose fritte, patatine, gelati, veramente io perché poi sono molto golosa e non infrango molto le regole dell'alimentazione sana, specialmente in vacanza, e quindi avevo preso molti chili, tipo 6-7 chili, e per me comunque che sono di corporatura esile, piccolina, ero abbastanza, c'avevo un bel pancino, e quindi poi però devo dire la verità, una settimana in palestra facendo degli esercizi mirati, però un'attività fisica costante, ho visto subito i risultati e quindi sono contentissima. Ovviamente io vi consiglio la palestra, ma voi potete fare qualsiasi attività che volete, che vi piace di più, nuoto, tennis, zumba, balli, balletti, quello che volete, quello che vi piace, quello fate. Io mi sto trovando bene con sala attrezzi, TRX, Pilates, queste sono le cose che sto facendo ora, però ovviamente voi fate quello che volete, basta che lo fate con serietà, nel senso che non è che dovete andare seri e tristi in palestra, ma nel senso che dovete fare un'attività costante. Voi vi prefiggete a 3 volte a settimana un'ora e quelle 3 volte a settimana un'ora dovete andare in palestra, perché non potete dire non ho il tempo, non è vero. Invece di rilassarvi davanti alla televisione e magari mangiare le patatine sul divano oppure stare col telefonino su Instagram come faccio io, ritagliatevi quell'ora, prendetela un po' da uno, un po' dall'altro e vedete che poi troverete quell'ora, sicuramente un'ora al giorno per fare palestra, e comunque se starete meglio anche fisicamente, anche mentalmente, perché comunque vi sarà
di più, uno svago che avrete, invece di stare sempre col telefonino, col computer davanti, magari socializzate anche con le persone, oltre comunque a migliorare il proprio aspetto fisico. Oltre all'attività fisica, ovviamente sapete che noi seguiamo anche uno stile di vita sano, quindi una dieta sana ed equilibrata. Io, vabbè, sapete che sono, ho detto, un po' golosona, frango un po' le regole, difatti ad esempio nel weekend, oppure se ho una cena con amici, con fidanzato, mangio tutto quello che voglio, non mi faccio nessun problema. Però durante la settimana sto seguendo un piano alimentare preciso per me, per mangiare in modo sano ed equilibrato, proprio perché io prima magari mi gestivo male, mi abbuffavo di cose schifezze. Piano alimentare per seguire una dieta equilibrata e sana, quindi ci ho scritto tutte le cose, seguo quello e sto tranquilla e non faccio sgarri durante il weekend. Sì, però non glielo dite a mia sorella, ovviamente, e quindi magari, oddio, sto parlando troppo, il video sta venendo troppo lungo, mi rendo conto, mi sembra strano che riesco a parlare tutto sto tempo da sola, io non parlo mai, ok. E quindi magari, se volete un video proprio sul mio piano alimentare specifico, ve lo faccio. Se siete interessate, mettetemi un pollice in su, se vi fa piacere sapere anche il mio piano alimentare, che io mangio molto, però ci sono dosi precise, alimenti precisi che fanno bene, altri fanno ingrassare, quindi io con questo piano alimentare mi sto trovando benissimo, mangio tanto, sono felice, però non ingrasserò più, e quindi mi piaccio abbastanza, insomma, mi piace come sto, snella e tonica, non mi piace di essere troppo magra, ovviamente. E questo è tutto, ragazze, questo è il mio primo video da sola, sono imbarazzatissima, non so se capito, e niente, fatemi sentire il vostro supporto, fatemi sentire che vi fa piacere che magari faccia un video su di me. Io vorrei fare, oltre a questo video sul mio piano alimentare, sulla dieta, anche un video sulla timidezza, come combattere la timidezza, insomma, come combattere, come essere più sicuri davanti agli altri, cose varie. Spero di darvi qualche consiglio magari. Questo è tutto, spero che vi sia piaciuto questo video, mettete un mi piace, già l'ho detto, iscrivetevi a questo canale se volete altri video con me, mi fa tanto piacere aver fatto questo video, spero di aver parlato bene, se ho sbagliato scusatemi, non sono brava. E un bacio grande, salutiamo anche Candida Dolce, ciao! Ce l'ho fatta, ho sudato, ho sbagliato magari tutti i congiuntivi e condizionali, speriamo bene. Grazie, grazie per seguirmi, per lasciarmi sempre tanti bei commenti. Yeah!